ragazzi, un nuovo episodio oggi dedicato alle donne e parleremo di quello che è il reset metabolico. Che cos'è il reset metabolico per le donne, quali vantaggi ci dà e soprattutto come andarlo a fare. Allora, qual è la problematica di base? Che tendenzialmente le donne hanno una situazione metabolica disastrosa. Cosa vuol dire questo? Che non sono in grado di gestire efficacemente alti livelli di calorie, ma soprattutto alti livelli di carboidrati. Quello che succede normalmente è che quando andiamo ad aumentare gradualmente le calorie, andiamo ad aumentare i carboidrati, subito iniziano a prendere adipe, iniziano a prendere anche molta acqua extracellulare, insomma non riescono a gestire questo input calorico. E questo tendenzialmente è dovuto al fatto che nella stragrande maggioranza dei casi, ma ci sono tantissime bellissime, ci tengo a dirlo, eccezioni, quindi non voglio fare un discorso sessista o generalista, lungi da me, però nella maggior parte dei casi l'obiettivo della ragazza è quello di dimagrire. Nel senso che logicamente rispetto a noi uomini c'è meno interesse nel costruire massa muscolare, nell'essere grosse, ma soprattutto vogliono essere, ok, toniche, però soprattutto magre, definite. E questo non mi nascondo dal dirlo, dal denunciarlo, un problema che deriva anche dai canoni di categoria di molte federazioni di natural bodybuilding, nel senso che attualmente la categoria bikini qua in Italia, e all'estero la situazione è totalmente diversa, ci tengo a dirlo, però qua in Italia presenta dei canoni di categoria disastrosi, nel senso che le ragazze non si presentano come atlete ma come una specie di Miss Italia 2.0, magari sì un po' più toniche, però veramente veramente troppo magre, cioè si punta troppo al tiraggio rispetto alla costruzione di un tessuto muscolare, e questo a mio avviso non rappresenta assolutamente quello che può essere definito sport, o non rappresenta quella che può essere definita un atleta. E partendo da questo assunto, che cosa succede? Che tutte le ragazze che anche hanno ambizioni agonistiche partono già con la concezione che devono scendere di peso, che devono dimagrire, che devono tirarsi, devono far vedere l'addome prima anche di pensare di andare a costruire del tessuto muscolare, nel senso che normalmente l'approccio è ok, iniziamo a scendere, poi sì, facciamo un po' di lavoro di glutei, impostiamo l'allenamento un po' di dare enfasi ai femorali, magari ai distretti carenti, però comunque scendiamo di calorie, quindi ovviamente non si dà modo alla ragazza di andare a investire sia da un punto di vista di costruzione muscolare, ma soprattutto di costruzione metabolica, e questo è il punto principale. Nel senso che tendenzialmente il metabolismo delle ragazze è veramente molto basso, perché logicamente si adatta a quelli che sono input calorici troppo troppo bassi, e questo porta a tantissime problematiche che poi analizzeremo. Ma prima di tutto cerchiamo di capire che cosa si intende per reset metabolico e quali sono i vantaggi. Allora, generalmente il reset metabolico è un periodo di tempo nel quale si decide di investire sul proprio metabolismo, sul farlo ripartire, nel senso sul portare la ragazza a gestire dei livelli calorici elevati. E questo normalmente come si fa? Semplicemente facendo in modo che l'output della ragazza, ovviamente in condizioni di normo allenamento se vogliamo, sia un output piuttosto elevato. Ho già spiegato più volte che l'output calorico e l'input calorico ricercano sempre un'omeostasi, nel senso che se mangio meno il mio corpo tendenzialmente in un arco di tempo più o meno ridotto andrà ad adattarsi diminuendo l'output calorico e si raggiungerà l'omeostasi. Quindi per dimagrire si deve continuare a scendere, il corpo si riadatta, eccetera. Ma questo vale anche all'inverso, nel senso che nel momento in cui aumento le calorie, allora il mio corpo si adatterà aumentando il dispendio, di nuovo riaumento le calorie, il corpo si riadatta nuovamente aumentando il dispendio e via discorrendo. Quindi questi sono dei sistemi di regolazione del corpo proprio per trovare sempre l'omeostasi, un equilibrio in generale. È impensabile che se aumentiamo il nostro input semplicemente di 100 calorie andremo ad ingrassare all'infinito. No, a un certo punto il nostro corpo andrà ad adattarsi, e quello che dobbiamo fare semplicemente in quest'arco di tempo è quello di investire proprio questo tempo, questi mesi magari, per fare in modo che il nostro corpo sia in una condizione di BF normale, in una condizione sana, con un input calorico decente, nel senso che è impensabile che io sto una BF normale mangiando 1200 calorie. Magari dovrò star tranquilla, dovrò avere una BF normale, una buona performance, anche stando a 2500 calorie. Ecco, là posso iniziare a considerarmi atleta, magari. Quindi detto questo, quali sono i vantaggi principali? Cioè, perché dobbiamo investire il tempo da un punto di vista di reset metabolico? Ecco, il primo vantaggio è sicuramente un vantaggio di performance, nel senso che logicamente andando a gestire più calorie, più carboidrati, allora quello che succede è che il nostro corpo otterrà una performance migliore, potremo essere più performanti in palestra, potremo spingerci di più, potremo lavorare meglio, e questo ovviamente si riflette di conseguenza in un discorso anche di possibilità di costruzione del tessuto muscolare, nel senso che in questo modo possiamo creare quel gluteo tonico, quel blocco femorale gluteo che risalterà anche in gara, o la spalla un po' più tonda, un dorso un po' più ampio, che
non vuol dire ovviamente diventare enormi e giunoniche, ma semplicemente andare a avere delle forme, delle linee gradevoli. Secondo luogo, super importante, più compliance con l'alimentazione. Ora, non possiamo negarlo che stare tutto l'anno a 1200, 1500, anche 1800 calorie è comunque pesante. Immaginate di gestire tranquillamente 2500 calorie. Ecco, già capite che la vostra compliance, non soltanto nei confronti dell'alimentazione, ma anche semplicemente nei confronti di questo stile di vita, di questo sport che è bellissimo, sarà completamente rivoluzionata, nel senso che non andrete in palestra col pallino di dover bruciare, di dover stare attente a cosa mangiare dopo, ma andrete in palestra, avrete un'ottima performance e vi sentirete sicuramente molto più libere nell'arco della giornata, anche molto più libere magari a sgarrare, a fare un passo in più, perché l'impatto che avrà uno sgarro nel momento in cui il vostro metabolismo è tendenzialmente più elevato, avete compiuto un reset metabolico, sarà molto molto più ridotto ed anzi andrete a gestire lo sgarro sicuramente molto molto meglio e potrete godervi delle situazioni sociali che non dovrebbero mai, mai, ripeto, mai essere precluse anche nel caso di agonismo. Terzo vantaggio, sono più energie, generalmente nell'arco della giornata, e questa è la palissiano, ma soprattutto una diminuzione dei MUS. I MUS sono i Medical Unexplained Symptoms, ossia dei sintomi vaghi e specifici, sostanzialmente delle sintomatologie che possono dipendere da tantissimi fattori. Si pensa alla letargia durante la giornata, la letargia è un sintomo vago e specifico, così come magari l'insonnia, così come disfunzioni della libido, così come anche problemi di natura gastrointestinale. Ecco, quante di voi magari hanno delle problematiche da un punto di vista gastrointestinale quando stanno in cut, quando stanno a calorie molto basse per un periodo di tempo protratto? Ecco, logicamente questa è una ripercussione che avete nel momento in cui il vostro metabolismo non riesce a ripartire ed è sovrastressato. Ecco, sicuramente da questo punto di vista investire del tempo a fare un reset metabolico, che non sono 4 settimane ma sono anche mesi e mesi, è sicuramente un'ottima soluzione. Ecco, tematica che sicuramente vi interessa, e per questo rimando al video sull'infiammazione, una minore ritenzione idrica. Ecco, facendo il reset metabolico, e ci tengo che entriate in quest'ottica, stiamo soltanto cercando di tornare in una situazione di fisiologia, ossia una ragazza che si allena non può stare a 1200 calorie, non è assolutamente sostenibile, o se lo sostiene vuol dire che non è più una situazione fisiologica, no. Viceversa, una ragazza che si allena dovrebbe stare tra le 2500 calorie più o meno. Ovviamente sto dando delle stime, dei numeri molto molto generalisti, però questo è per rendervi l'idea. Ecco, tornando in una situazione fisiologica, diminuisce lo stress, c'è una migliore compartimentalizzazione dell'acqua, c'è un miglior utilizzo del glicogeno, dei nutrienti che vengono inseriti e schiaffati dentro ai muscoli nel momento in cui li alleniamo. Insomma, tutto questo si riflette anche in una diminuzione della ritenzione idrica. L'abbiamo già detto che la ritenzione può essere dovuta all'accumulo di acqua extracellulare, in generale può essere dovuta a uno stato infiammatorio, anche se si tratta di infiammazione subclinica, che può derivare da problematiche anche relative allo stress, all'eccessivo stress. E l'eccessivo stress, insomma, se non è stressante stare a 1200 calorie quando ci si allena tanto e starci tutto l'anno, non so veramente che cosa lo possa essere. E infine, vantaggio non da poco, è che potrete successivamente fare una fase di dimagrimento in maniera più efficace. Nel senso che se partite da 1500 calorie o anche 1800, ma dove dovete arrivare in basso? Non avete grande margine, cioè partite già da una situazione di sottoalimentazione, siete sottoalimentate, soprattutto se vi allenate. Quindi partendo da là, che dovete fare? Cioè dovete veramente definire partendo da una situazione di sottoalimentazione? Capite che è totalmente un controsenso. No, quello che dovreste fare è investire sul vostro metabolismo e prima di partire in una situazione di cut, dovete fare in modo che il metabolismo sia ingranato, che giri, e questo vi renderà non solo più facile la definizione, perché banalmente mangerete di più, ma la renderà anche più efficace, perché partendo da una situazione in cui il corpo non è stressato ed è in fisiologia, allora durante tutto il percorso di cut il corpo sarà molto più in grado e molto più incentivato nel mantenere e preservare massa magra. Ovviamente stressarsi meno vuol dire anche meno infiammazione, meno ritenzione idrica, insomma il processo di cut, di dimagrimento, sarà molto molto più efficace. Ok, detto questo, passiamo a capire come impostare un reset metabolico. Allora, primo punto, non vi farò fare dei calcoli, non voglio partire con il calcolo, fate la formula, calcolate il metabolismo, no. Partite esattamente da dove siete, perché se state facendo un reset metabolico, probabilmente, o meno male se vi interessa fare un reset metabolico, se vi ritrovate in quello che ho detto in questo video, in questo episodio, probabilmente siete sottoalimentate, state mangiando poco. Quindi partite da una situazione in cui magari state a, sparo a caso, 1500 calorie e il vostro peso non scende, non sale. Vuol dire che
Il vostro input è di 1500, che è poco ragazzi, è veramente veramente poco, ma il vostro output è anch'esso 1500. Vuol dire che il vostro corpo ha attuato tutta una serie di meccanismi per diminuire il vostro dispendio energetico, perché vuole preservare l'omeostasi, vuole preservare l'equilibrio, impedirvi sostanzialmente di morire di fame, ok? Quindi sostanzialmente voi state spendendo 1500 calorie, state 1500, quindi partite assolutamente dalle calorie che avete. L'unico consiglio che vi do adesso inizialmente che dovete fare è ripartire i macros, i macronutrienti, in una maniera specifica, sempre mantenendo il vostro input calorico identico. Allora, la prima cosa che dovete fare è impostare i grassi a 1,5 grammi per chilo di peso corporeo, quindi banalmente se pesate 50 kg andrete ad assumere 75 grammi di grassi, ok? Le proteine più o meno a 1,5 grammi per chilo di peso corporeo, quindi di nuovo pesate 50 kg, 75 grammi di proteine, e il resto delle calorie che vi rimangono, allora, dovranno derivare dai carboidrati. Ok, questo è il vostro starter pack, il vostro punto di partenza per il reset metabolico. A questo punto dividiamo il nostro processo in due diverse fasi, ok? La prima fase consiste in un lieve aumento calorico, nel senso che saliremo poco di calorie inizialmente, ma inizieremo a operare uno shift, quindi un passaggio, diciamo, tra carboidrati e grassi, nel senso che gradualmente andremo ad abbassare i grassi ed aumentare i carboidrati. Questo perché la prima fase del nostro reset metabolico è quella più delicata, in cui il vostro metabolismo è molto deperito, quindi salire di botto sicuramente porterebbe ad accumulare molta molta adipe. Quello che invece conviene fare è salire molto gradualmente, però cercare il più possibile di direzionare, di utilizzare e sfruttare tutte le calorie che avete in favore dei carboidrati, che sono il macronutriente che più di tutti vi permette sia miglioramenti di performance, ma soprattutto vi permette un aumento da un punto di vista metabolico, perché hanno un impatto molto più forte a livello tiroideo, ok? Quindi iniziate a aumentare ogni settimana di 15 grammi di carboidrati e diminuire contestualmente di 5 grammi di grassi, ok? Quindi 15 grammi di carboidrati in su ogni settimana e 5 grammi di grassi in giù. Queste ovviamente sono delle stime, dovete rivedere tutto quanto su di voi, però è per darvi un attimo delle cifre su cui poter ragionare in maniera più o meno efficace. Ora, a questo punto, questa prima fase quanto durerà? Continuiamo ad aumentare di 15 grammi di carboidrati e 5 grammi di grassi in diminuzione, finché i nostri grassi giornalieri non arriveranno a 1 grammo per chilo di peso corporeo. Quindi in questo caso, di nuovo, il nostro esempio della nostra bellissima ragazza che pesa 50 kg, parte da 75 grammi di grassi e diminuisce di 5 grammi, quindi arriva a 70, poi la settimana dopo di altri 5 arriva a 65, poi arriva a 60, poi 55, poi di nuovo 50, e qua ci fermiamo perché è arrivata a 1 grammo di grassi per chilo di peso corporeo, quindi è scesa di 15 grammi di grassi e è salita di 75 grammi di carboidrati. Le calorie sono leggermente, ripeto, leggermente aumentate, però sicuramente abbiamo dato un primo input al corpo per velocizzare tutti i processi di adattamento metabolico, e verosimilmente la nostra ragazza riuscirà anche a stare un po' più sveglia, un po' più attiva, a spremersi un po' di più in palestra. Ok, molto bene, a questo punto seconda fase. Continuiamo a salire di calorie contestualmente soltanto sui carboidrati, quindi i grassi li lasciamo fissi a 1 grammo per chilo di peso corporeo, perché è fondamentale non scendere troppo con i grassi, altrimenti avremo degli scombussolamenti ormonali, che ne ho già parlato in un video precedente, sulle donne hanno un impatto molto molto forte. Però continuiamo a salire di carboidrati, più o meno di 10-15 grammi di carboidrati ogni una o due settimane, in base a come vedete allo specchio, come varia il peso. Non dovete assistere ad un aumento di peso troppo repentino, ma accettate anche che inizierete a prendere un po' di acqua, a infiammarvi un pochetto, a prendere un po' di adipe. Questo purtroppo in una fase di reset metabolico è necessario, ok? Perché quello che vogliamo raggiungere è il nostro obiettivo finale, ma nel percorso dovremmo accettare inevitabilmente dei compromessi. Il consiglio che vi do in questa seconda fase, che continuerà finché non riuscirete a gestire bene almeno 5-6 grammi per chilo di peso corporeo di carboidrati, quindi nel caso della nostra ragazza di 50 kg almeno 250-300 grammi di carboidrati, a quel punto si potrà fermare. Ecco, finché non arriverete là, il mio consiglio è quello di puntare tanto tanto sull'allenamento. Spremetevi, massacratevi, forzatevi tanto. Ho già fatto un video sull'infiammazione, sul fatto che l'allenamento non porta problematiche da un punto di vista di infiammazione, se non infiammazione acuta, che è assolutamente trascurabile perché non è cronica e non ve ne dovete preoccupare. Quindi puntate tanto sull'allenamento, spremetevi, intensità assolutamente elevate, volumi anche elevate, perché voi ragazze, al contrario di noi uomini, potete gestirli molto molto meglio. Spremetevi e vedrete che farete ripartire e ingranare il motore finché non riuscirete a gestire al meglio un input calorico finalmente decente, e là,
A quel punto avrete tutti i benefici che vi ho detto e potrete anche sfruttare una fase di costruzione muscolare, che non vuol dire sbaccare in massa, ma semplicemente mettere un po' di carne e ritrovare delle forme e delle linee assolutamente gradevoli. Quindi per questo episodio è tutto, io vi invito a commentare qua sotto non soltanto le vostre osservazioni, che sono assolutamente d'oro importante, ma anche i vostri pareri e le vostre domande in merito. E detto questo, ci vediamo al prossimo video. Tra l'altro, se vi interessano altri video sulle donne, fatemelo sapere e scrivetelo qua sotto. Poi parlo di video, ma in realtà ci sono anche i podcast su Spotify, e anche qua trovate il link qua sotto. Ci vediamo.